Bisogna fare prima proselitismo per quanto riguarda, cioè dare la priorità al proselitismo per le votazioni due, perché molto probabilmente quelli che ti hanno incontrato, si sono fermati con la macchina, ti hanno salutato, molto probabilmente io diffiderei di quelle persone, sono quelle persone che hanno qualche scrupolo verso di te, quindi devi essere più fuori, non che ti voglio imparare queste cose, ma devi essere più fuori. Quando avrà stato sono andato a. Allora, arrivato a questo punto, dico una cosa. Il giorno prima aveva fatto una lettera il signor Panzoni, che io chiamo Panzoni, dottor Emiliano, aveva fatto una lettera che aveva chiamato fratello, caro fratello, chi vincerà dobbiamo fare un abbinamento, dobbiamo essere fratelli, portare Bari in avanti, a chi vincerà. Il giorno dopo ti ha fatto una denuncia che tu sei responsabile di Punta Perotti. E tu hai detto bene a Telenor, perché ho letto. Vedi com'è la politica. La politica deve essere fatta da persone serie. Tu sei una persona seria, però sei troppo educato. Sei troppo educato. Non è che devi essere come quello, non è che devi. Però tu hai le maniere, i modi. Tu hai fatto due legislature, governo locale, benissimo. Ormai il quartiere è diventato un dormitorio di macchine di quelli che adesso hanno da zona traffico, diciamo, limitato. Cioè tutte quelle persone che adesso hanno una doppia macchina vengono a parcheggiare tutte nel nostro quartiere qui. Prima di Natale ho avuto un topo in casa Al e mi è terzo entrato piano. al terzo piano, mi è entrato dai tubi della fogna e la cosa più terribile è che nel stesso giorno in cui io a mie spese ho provveduto alla deratizzazione del mio appartamento, dello stabile e degli stabili attigui, ho trovato affissi ai tubi delle grondaie il bigliettino dell'AMIU nello stesso giorno in cui ho fatto io l'intervento. Gli operai della deratizzazione hanno avuto difficoltà nel discollare il tombino. C'era scritto 16-12-2008 zona deratizzata. Io per due volte ho avuto il negozio allagato. Ma allagato, io ho addirittura delle fotografie, fatta una denuncia al comune, messo in mezzo l'avvocato. Però mi è stato detto, signora, non sappiamo a chi rivolgerci, non è colpa di nessuno, provvedete. Si è fatto un gran parlare nei mesi scorsi della sicurezza, anche sui mass media. Ora vediamo le pattuglie congiunte, esercito polizia, esercito carabinieri. Però noi genitori che accompagniamo i bambini al giardino in Piazza Gramsci viviamo un po' assediati. E mi aggancio anche alla zona a lungomare, perché sfrecciano macchine dappertutto, quindi se ci si può mettere qualche zona, una zona sempre alberata con piste ciclabili, perché sul marciapiede ci si va in bicicletta a forte velocità, anch'io vado in bicicletta, ma non posso andare sulla strada perché è pericolosissimo. Questa amministrazione non solo ci ha regalato le fontane che pescano nella fogna, non solo ci ha regalato i salciccioni, avete visto i salciccioni che dovevano fermare le fogne, che fine hanno fatto? Non solo non si fa un dragaggio, ci sono le alghe innumerevoli. Adesso progettano, l'attuale assessore all'urbanistica ha presentato un progetto per fare un porto turistico, sì, davanti alla rotonda, proprio innanzi alla rotonda, a 50 metri, collegato con un grande molo alto 5 metri sul livello del mare, collegato con un ponte e un tunnel sottomarino. So, vi immaginate che voi andate alla rotonda e invece di vedere il mare vedete 5 metri di muro. Hanno fatto tanto casino per il Perotti e ora vanno a mettere un muro di 5 metri davanti alla rotonda, è mai possibile?